25.03.2019 a Gigi, alle 23:09 minuti Morgan K. Barracco Alvin all'Isola dei Famosi 2019. Non solo polemiche e litigi durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2019, che ha visto Alvin essere protagonista anche di un momento musicale tutto da ascoltare, l'invitato dell'Isola, oltre a ricordare che lo sponsor ufficiale dell'Isola è R101, chiede ad Alessia Marcuzzi la canzone preferita che ascolterebbe sull'Isola e la conduttrice risponde: Creed, nei Radiohead. Per Alvin, invece, non ci sono dubbi, la sua canzone è Mi Cama, di Karol G, una canzone in pieno stile Isola. Per chi si fosse perso quel momento, ecco per voi il video ufficiale della canzone scelta da Alvin da ascoltare in Honduras. Che ne pensate? Aggiornamento di Emanuele Ambrosio. Alvin e gli auguri alla figlia Ariel. Alvin non è solo l'inviato dell'Isola dei Famosi 2019, ma anche un papà che non dimentica mai una data speciale. Lo dimostra non solo gli auguri fatti a moglie e figlia in occasione della festa delle donne, ma anche lo speciale augurio che ha dedicato alla piccola Ariel. Appena un giorno fa la bambina nata dal suo matrimonio con Kylie Wilkes ha compiuto infatti 6 anni. Piccola sirena, scrive nell'ultimo post su Instagram l'inviato, condividendo una foto in cui la baby ballerina mostra sorridente un libro di cucina, rigorosamente per sirene. Clicca qui per guardare la foto della figlia di Alvin. Nessun commento invece su quanto accaduto nell'ultima diretta, anche se sono stati diversi i momenti imbarazzanti vissuti da Alvin. Dallo scontro fra Paolo Brosio e Luca Vismara alla rivelazione sull'indisposizione di Sara Altobello. Ancora una volta l'inviato non è riuscito a farsi sentire dai naufraghi durante la prova bonus, anche se ha cercato di imporre le regole, Soleil Sorge ha fatto di testa sua. E, finito tutto con una risata, almeno all'inizio. E poi la biondina che ha fatto perdere la testa a Jeremias Rodriguez ha dovuto subire la conseguenza delle sue azioni. Colpa degli spaghetti al pesto? No. A sottolineare il suo errore è stata Alessia Marcuzzi, poco prima di annunciare la punizione. Alvin va ascoltato, soprattutto quando ricorda ai presenti il regolamento dei giochi. Alvin, Isola dei Famosi 2019, sempre più infastidito. L'Isola dei Famosi 2019 ha spinto Alvin a mettere da parte la rabbia. Nelle ultime settimane l'inviato si è mostrato sempre più infastidito di fronte a tanti naufraghi che non conoscono la disciplina. Dopo aver sbottato in diverse occasioni, ha scelto invece di non ripetere più le stesse parole. E così lo abbiamo visto particolarmente stanco durante l'ultima puntata del reality, quasi arrendevole di fronte alla decisione dei concorrenti di metterlo in secondo piano. I momenti critici non sono comunque mancati, soprattutto quando la produzione ha deciso di dare un po' di visibilità all'addormentato Aaron Nielsen, che di contro non ha gradito lo scherzo. Nemmeno quando Alvin, in modo ironico, ha detto che il ragazzo non aveva seguito la sua clip perché stava schiacciando un pisolino. Solo un'occhiataccia da parte di Aaron per Alvin, ma sufficiente perché sul volto dell'inviato sparisse il sorriso in via quasi definitiva. Un po' come era successo poco prima, quando Luca Vismara ha deciso di mettere fine alle polemiche di Paolo Brosio su Sara Altobello, rivelando che la naufraga ha rubato gli occhiali del giornalista solo perché aveva il ciclo. L'imbarazzo di Alvin è stato evidente al popolo dei social, tanto che sono fioccati numerosi tweet sull'accaduto. La sua sirenetta diritti d'autore e riproduzione riservata.